Continuiamo sempre dagli scritti del consulente informatico Adriano Cassisa, che dice: linea editoriale significa censura. Linea editoriale significa censura. Basta una telefonata dell'editore ed il pezzo, l'inchiesta che ha richiesto giorni, settimane o mesi di lavoro, finisce in un cestino cartaceo o cestino informatico che sia. Sempre Cassisa, due punti. Il mio amico mi ha raccontato aneddoti sugli stravolgimenti mediatici attuati in occasione dei grandi avvenimenti della nostra storia, che farebbero smettere l'acquisto di quotidiani al più fedele dei lettori. Oggi viviamo un'epoca di grande trasformazione politica e sociale. Mi fa sol risparmiar. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Un esempio: prosciutto cotto Bellentani a fette 220 grammi, scontato del 50% a 3,39 euro. Fino al 18 gennaio anche online, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info nei negozi e su esselunga.it. Esselunga, più la conosci, più ti innamori. Non puoi scegliere che raffreddore ti capita, ma come affrontarlo sì? Tonimer è una linea con acqua di mare di Cancal ad osmolarità specifica. Tonimer Normal ad osmolarità 300 per detergere e Tonimer Pantexil ad osmolarità 800 per decongestionare e igienizzare. Tonimer, ampio respiro alla tua scelta. Sono dispositivi medici CE 0546, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Corri da Troni, dal 27 dicembre al 18 gennaio, facciamo meglio dei saldi. Per te sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle migliori marche. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quando pensiamo alla casa, immaginiamo un luogo sicuro, ma spesso non ci accorgiamo dei pericoli nascosti. Sottovalutarli potrebbe esporti al rischio di incidenti domestici, più o meno gravi. Per te, che ti occupi a tempo pieno della casa, Inail è al tuo fianco con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Scopri di più su inail.it. Inail, la persona al centro del nostro impegno. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fuori del premio fedeltà, ogni volta, tra l'altro abbassando sempre l'età media, non sarebbe male fino a dei vagiti, con dei bambini piccolissimi, che dicono premio fedeltà, in questo caso il premio fedeltà va a Gianluca, e non è per il tuo nome, peraltro bellissimo. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Allora, tu hai risposto alla nostra domanda difficilissima in realtà di poco fa, te la rifaccio, hai risposto correttamente, l'ha già verificato Elisa Cyber, come si chiama la disciplina, diciamo, regina nel mondo dello sci, la risposta è? Discesa libera. E vai, bravo, tu sei... questa persona che alita nel microfono in realtà è Elisa Cyber, che simula il pubblico esaltato per te. Gianluca, hai ripreso a lavorare? Sei ancora in vacanza? Cosa fai? No, sono al lavoro. Guarda, si sente un po' dal tono, devo dire che tono dimesso. Hai fatto qualcosina in queste vacanze? No, sono rimasto in famiglia, con amici, no, non ci siamo. Però sei uno sciatore, mi sembra di aver capito. Sì, un snowboarder, dai. Ah, va bene, bravo, ci capiamo. Buon divertimento per il futuro, Gianluca, e grazie mille per arrivare al Premio Fedeltà. Grazie a voi. A presto. Ciao. Grazie. Virtuale, verso questo mondo virtuale che abbiamo già vissuto tra l'altro qualche tempo fa nella sua versione primitiva, che era Second Life, non so se lo ricordate, qualche anno fa. Adesso ovviamente si guarda al futuro, ci sono le grandi aziende, le big tech, quindi le aziende più importanti tecnologiche, che stanno puntando molto su questo metaverso, che non è altro che un mondo virtuale dove di creare proprio delle attività lavorative, dove incontrarsi con le persone. Un po' triste, devo dire la verità, come visione. Ne approfitto per chiederti, perché sì, la mia percezione, chiaramente la mia personalissima percezione, è che in realtà nell'ultimo periodo il metaverso ci sia stato prima un super hype, un momento metaverso di qua di là, tutti quanti nel metaverso, e poi a un certo punto la bolla si è quasi esplosa, cioè ci si è un po' placato, diciamo, anche grazie alle criptovalute, diciamo, forse.
Il problema è che dobbiamo attendere, perché ovviamente il metaverso è un ambiente virtuale accessibile tramite comunque dei visori. Sì. E in questo momento storico ancora non siamo pronti. Dobbiamo crescere a livello tecnologico, forse. Ci manca l'hardware necessario, perché cioè di, per fare la vera per di creare comunque un ambiente virtuale. Se lo ricostruite in una notte, siccome le industrie pubbliche hanno più di 1700, le imprese pubbliche non potevano essere vendute perché erano statali o parastatali, in una notte da Amato con un decreto le trasformò tutte in società per azioni, cioè vendute, vendibili. In una notte diventarono vendibili e si potrebbe andare avanti così. Allora io credo che il libro di Bettini sia prezioso per chi legge da sinistra la storia, perché intanto può essere riportata la lettura del fallimento a una vittoria delle idee del capitalismo moderno. Cioè, mentre il liberismo ha saputo fare il neoliberismo, verso i suoi articoli ci ha indicato la via. Ecco, Violardone, in quei mesi oscuri, che tipo di storia viene in mente?